cercato di cominciare proprio dalle basi, cercando di non farne una speculazione teorica, ma proprio una riflessione che ci possa dare delle risposte concrete, come si diceva prima, una risposta concreta a quelle che sono le situazioni, i bisogni che dell'umanità in questo periodo, in questo specifico periodo di tempo. Quindi prima ancora di definire i contenuti di questa, che dovrebbe essere la filosofia del terzo millennio, quindi intesa come una scienza spirituale, dovremmo prima intenderla come una possibile risposta a delle esigenze e quindi come tale è necessario andare a individuare quali sono i bisogni di questo tempo. Quindi il mio compito, visto che ci siamo un pochino suddivisi le attività, il mio compito sarà proprio quello di analizzare il contesto attuale per riuscire un pochino a capire dove stanno i nodi principali, nodi cruciali che creano quindi questo disagio, comunque una situazione senz'altro di sofferenza in determinati tipi di persone. E quindi la nostra analisi parte proprio da una semplice osservazione dell'ambiente, della società, proprio da una posizione direi abbastanza privilegiata, proprio data dalla nostra professione, perché comunque noi siamo sempre a contatto con individui e soprattutto individui nei loro contesti di appartenenza, che sono la famiglia, l'azienda, li vediamo nelle scuole, nelle associazioni di volontariato. Quindi bene o male diventiamo osservatori di queste situazioni e a volte anche senza volerlo anche ascoltatori di tante situazioni, di tanti diciamo interrogativi che raccogliamo. Però anche senza far parte di una professione come questa e quindi cercando di osservare da una visuale più ampia ci si accorge tranquillamente anche leggendo i quotidiani o ascoltando il telegiornale, ci sono delle situazioni che ci creano sicuramente, se non del disagio e del disorientamento, perché ogni giorno sentiamo di fatti che coinvolgono a volte anche le categorie più deboli di persone, quelle che dovrebbero essere difese, che coinvolgono addirittura la famiglia. E soprattutto quello che vediamo è che non è assolutamente evidente una motivazione sufficiente per capire il motivo per cui si sono scatenate queste situazioni. Quindi oggi il comportamento umano ci sembra più insensato che mai, nel senso che vediamo diversi aspetti, diversi fatti che non sembrano non avere un senso. Quindi sono andata un pochino a vedere anche, al di là di quella che è l'esperienza più spicciola, ho cercato anche di vedere quali potevano essere i dati evidenti, anche i dati statistici che esistono. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato recentemente un dato che mi ha colpito moltissimo. La depressione, che nel 2001 era al quarto posto fra le malattie diciamo invalidanti, è previsto che nel 2020 raggiungerà il secondo posto, dopo le malattie cardiovascolari. Quindi questo aspetto già colpisce, forse cominciamo anche a intuire quali possono essere le cause di tutto quello che noi sentiamo nei giornali e nei telegiornali. Ma un'altra cosa, altri dati sono abbastanza significativi. Nel mondo ci sono 121 milioni di persone che convivono con la depressione. E una famiglia su quattro ha almeno avuto un membro nell'arco della vita della famiglia che ha avuto dei problemi di disturbi mentali. Invece scendendo in Italia, nel nostro territorio, il 18% della popolazione soffre di depressione. E quindi il problema non è tanto dire, va bene, c'è un dato di fatto, un disagio, uno stato di sofferenza. Il problema è che quando nell'Organizzazione Mondiale della Sanità si parla di depressione, non si parla della depressione nella forma più lieve, ma proprio nella forma più aggressiva che si conosce, quella che ha dei discorsi a volte drammatici che coinvolgono poi effettivamente le persone, nei comportamenti antisociali e sfocia spesso poi nel suicidio finale. Quindi
diciamo che è un quadro che assolutamente non sembra abbastanza così, rassicurante. L'ultimo dato è che nel mondo il 5,8% degli uomini e il 9,5% delle donne comunque soffre di depressione, almeno una volta nella vita. Quindi direi che questo forse è già un punto su cui si può cominciare a ragionare. Ma un altro aspetto mi ha colpito, una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha sancito, ha decretato la salute e il benessere mentale come aspetti fondamentali per la qualità della vita, poiché essi, cito testualmente, consentono di dare un significato alla vita e di essere cittadini attivi e creativi. Quindi la salute mentale è diventata una priorità, quindi non solo per appunto un discorso di salute intesa nel corpo, ma proprio come una fondamentale per creare quel benessere e dare un senso quindi anche alla vita. Però ecco, tornando nel nostro piccolo, abbiamo cominciato anche a vedere che noi, nella nostra esperienza, che le persone sono comunque spesso a disagio anche in situazioni dove non necessariamente vi sia un sintomo clinico. Cioè da noi le persone non chiedono aiuto perché hanno la classica fobia, o appunto depressione o attacchi di panico, ma semplicemente chiedono aiuto per essere supportati nelle fasi di transizione normalissime della vita, quello che per un tempo erano delle tappe evolutive tipiche della vita di tutti i giorni. Quindi per esempio facendo orientamento con i genitori nelle scuole ci accorgiamo che sono in allarme, sono in uno stato di ansia anche semplicemente di fronte alla necessità per esempio di scegliere la scuola per il figlio, oppure di fronte delle scelte scolastiche, oppure di fronte delle difficoltà scolastiche che poi tutti abbiamo più o meno vissuto. E quindi si sentono fortemente impreparate a dare delle informazioni adeguate. D'altra parte vediamo, lavorando anche a contatto con gli insegnanti, vediamo che spesso anche loro, nonostante la loro preparazione, si sentono a volte operati e impreparati a dare delle risposte alle famiglie, che a volte hanno anche un atteggiamento eccessivamente di delega rispetto alla scuola. E naturalmente si sentono anche impreparati di fronte a quelli che sono gli atteggiamenti degli studenti, che abbiamo visto essere abbastanza, in questi ultimi periodi, abbastanza provocatori. Quindi in generale noi cosa abbiamo visto? Che le persone con cui parliamo hanno tutti una stessa consapevolezza, che sanno, si accorgono che le parole non sono più efficaci, comunque non è più sufficiente aprire un dialogo con le persone per riuscire a ottenere un cambiamento, e soprattutto non è più sufficiente il dialogo o trasmettere la propria esperienza perché le cose si modifichino oppure perché le persone riescono a modificare i loro atteggiamenti. Quindi quello che abbiamo percepito è che le persone sono ormai generalmente privi di certezze, non hanno più una direzione e un orientamento, nel senso che un tempo le certezze probabilmente erano date da dei valori, da delle regole che potevano essere più o meno discutibili. Però comunque rappresentavano una strada da seguire o una strada da cui discostarsi, ma erano pur sempre un riferimento. Ora pare che queste indicazioni di percorso non ci siano più. E l'altro aspetto che ci ha colpito è che anche parlando con i colleghi ci si accorge che tutti quelli come noi che operano nel campo della salute mentale o della promozione del benessere, questo è un po' il nome che si vuole dare a chi fa un po' il nostro mestiere, notano adesso che per esempio l'intervento psicoterapeutico o anche farmacologico centrato sulla persona non ha più molti effetti, o perlomeno ha degli effetti nel momento in cui la persona rimane concentrata sulla sua terapia e rimane per quel periodo un pochino isolata. Nel momento in cui rientra nel contesto di appartenenza, questa è la famiglia, la società anche nel senso più allargato,
ecco che i benefici scompaiono e cominciano a ricomparire i segni di ansia, anche magari con delle gradazioni diverse, ma comunque si vede che non c'è più la possibilità di una guarigione, tra virgolette, comunque di ottenere dei risultati. E l'altro aspetto che abbiamo visto, quello che ho accennato prima, è che chi si avvicina ai servizi lo fa in momenti di crisi, cioè per avere degli aiuti per superare questi momenti di cambiamento che la vita normalmente richiede. Quindi sono quei momenti di cambiamento classici che normalmente vengono affrontati da ciascuno in tutte le epoche, ma oggi abbiamo visto che generano veramente stress o anche un forte disagio che porta a volte anche a dei comportamenti fortemente disfunzionali. Per esempio, non so, le trasformazioni che una persona è chiamata ad affrontare durante la vita sono quelle relative alle fasi di sviluppo normalissime, quindi l'entrata nell'adolescenza, il matrimonio, piuttosto che la nascita di un figlio. Oppure la necessità, per esempio, di modificare degli atteggiamenti non funzionali, come nel caso di problemi familiari, problemi relazionali di coppia. E l'altro aspetto in cui le persone sono chiamate a cambiare sono le riorganizzazioni in conseguenza di eventi critici, cioè di eventi che sono improvvisi e che rompono un po' l'equilibrio che si era venuto a creare, per esempio malattie, di cambiamento classici che normalmente vengono affrontati da ciascuno in tutte le epoche, ma oggi abbiamo visto che generano veramente stress o anche un forte disagio che porta a volte anche a dei comportamenti fortemente disfunzionali. Per esempio, non so, le trasformazioni che una persona è chiamata ad affrontare durante la vita sono quelle relative alle fasi di sviluppo normalissime, quindi l'entrata nell'adolescenza, il matrimonio, piuttosto che la nascita di un figlio. Oppure la necessità, per esempio, di modificare degli atteggiamenti non funzionali, come nel caso di problemi familiari, problemi relazionali di coppia. E l'altro aspetto in cui le persone sono chiamate a cambiare sono le riorganizzazioni in conseguenza di eventi critici, cioè di eventi che sono improvvisi e che rompono un po' l'equilibrio che si era venuto a creare, per esempio malattie piuttosto che lutti o separazioni. Ecco, questi sono i tre tipi di cambiamento che nella vita noi siamo chiamati ad affrontare e che oggi sembra che le persone non siano più in grado di affrontare da sole, perlomeno non hanno la capacità di riconoscere le loro risorse e quindi, non riconoscendole, non riescono neanche a metterle in atto per raggiungere delle soluzioni. Quindi ci chiediamo come mai oggi questi stessi eventi che un tempo erano gestiti in un modo assolutamente naturale oggi diventano una fonte di malessere. E chiedendocelo abbiamo un pochino fatto riferimento a quelle che sono un po' le teorie psicologiche e abbiamo capito che tutto questo succede perché l'uomo ha invertito, ha sovvertito un meccanismo naturale. Il meccanismo naturale sarebbe questo, che già anche Freud l'aveva individuato, cioè l'uomo nasce e nella sua vita ricerca il piacere, sembra abbastanza naturale questa cosa, cioè ricerca delle sensazioni di gratificazione e cerca di rifuggire dove è possibile il dolore, la sofferenza, questo sembra abbastanza palese. Però c'è un aspetto che l'uomo non calcola, è che del piacere ci si abitua abbastanza velocemente, perché c'è un fenomeno che si chiama fenomeno di assuefazione. Se a me una cosa piace, per esempio, se a me piace mangiare la pizza, la mangio due volte al giorno per 3 giorni, io il terzo giorno probabilmente non lo voglio più vedere. Oppure per avere la stessa gratificazione o cambio cibo o sto altri 3 giorni senza pizza perché devo, no, lasciare un attimino
devo lasciare passare un po' di tempo. Ecco, questo è il classico fenomeno per cui le cose che ci davano piacere dopo un certo periodo di tempo non sono più in grado di darci. Mentre per il dolore e la sofferenza non c'è questo meccanismo, nel senso che non ci si abitua mai. E allora nel tempo, nella vita, l'individuo impara che diventa più importante a questo punto evitare la sofferenza, che è quella che ci dà più problemi. E quindi passiamo la maggior parte del nostro tempo a cercare di evitare quelle situazioni che ci creano disagio. Poi magari, se ci rimane del tempo e dell'energia, forse ci ricordiamo di perseguire anche quegli obiettivi, raggiungere quei bisogni che poi ci danno soddisfazione. Quindi, alla fine cosa succede? Succede che, per esempio, evitiamo magari le relazioni interpersonali, comunque di metterci in gioco molto nelle relazioni interpersonali per magari la paura di un possibile rifiuto, oppure non ci mettiamo in gioco completamente nel lavoro, nello studio, per la paura di non essere all'altezza, oppure di non essere abbastanza bravi. E quindi alla fine tutte le problematiche che viviamo sono il frutto esattamente delle stesse scorciatoie che noi adottiamo. Praticamente ci autoinganniamo. Alla fine noi pensiamo che siano degli obiettivi, invece sono solo dei tentativi di evitare delle situazioni sgradevoli. E dimentichiamo i veri obiettivi, che sarebbero quelli che ci danno il benessere e la soddisfazione. E quindi è per questo che davanti ai cambiamenti le transizioni sono vissute in modo drammatico, perché non siamo più in grado di dare delle risposte adeguate o comunque coerenti. Però a questo si aggiunge un altro fattore che coinvolge un pochino di più l'approccio che abbiamo di fronte alle situazioni. Abbiamo notato che è cambiato tantissimo il concetto di tempo e quindi il concetto di futuro. Ossia, un tempo il futuro era visto come una promessa, un qualcosa che, un momento, no? Un aspetto del tempo che era alimentato dalla fiducia, quindi dall'idea che poteva arrivare comunque senz'altro qualcosa di promettente, di soddisfacente. Invece adesso il futuro è visto come una minaccia. Ovviamente, il periodo di crisi, quindi il futuro è fonte di precarietà e di incertezza. Cambiamento di visuale che determina però un cambiamento nelle nostre premesse, cioè nel modo in cui noi ci approcciamo alla realtà, quindi determina un cambiamento dei nostri comportamenti. Di conseguenza anche le emozioni che proviamo rispetto a questa incertezza sono emozioni legate alla paura, all'ansia, che abbiamo visto sono quelle emozioni che poi sono l'aspetto, il precursore poi delle patologie. Quindi proviamo a fare degli esempi per vedere come l'atteggiamento rispetto al futuro possa cambiare i nostri comportamenti. Per esempio, negli adulti si assiste a questo. Di fronte a un futuro incerto, per esempio, preferiscono rifugiarsi nel passato e quindi si alimenta, per esempio, di più un atteggiamento legato al rimpianto, al rimorso e quindi comunque a un togliere le energie, l'investimento dal presente. Oppure vediamo il futuro come incertezza, per cui naturalmente forse di ansia e quindi qui vengono tutte i disagi legati alle patologie proprio legate all'ansia. E un altro aspetto però molto più importante, un altro comportamento mettiamo in atto, è che di fronte all'idea del futuro come minaccia, noi cambiamo atteggiamento anche sul presente, cioè noi cerchiamo nel presente di ottenere tutte le gratificazioni che possiamo subito, quindi nel presente tutto nel qui e ora, e questo è molto evidente nei giovani se ci pensate, no? Quindi l'idea di poter razziare il più possibile rispetto a quello che è la soddisfazione personale, ed è come se dal punto di vista psicologico viene a mancare un passaggio molto naturale, nel senso che quando il bambino è piccolo,
è concentrato su se stesso e quindi sull'appagamento del proprio piacere, chiamato il narcisismo infantile, no? Quindi un essere essenzialmente narcisista. Però via via crescendo impara a investire sugli altri i propri interessi, sugli altri, quindi sulle persone e sugli oggetti. Ed è per questo che nascono dei legami significativi, l'interesse per delle cose, la passione per delle attività. Ecco, qui in questa epoca sembra che questo passaggio non avvenga e si rimanga molto ancorati a questa fase di narcisismo. Questo cosa implica? Che i rapporti con le persone sono essenzialmente dettati da motivazioni utilitaristiche, ossia io intrattengo dei rapporti con le persone sulla base di quello che io posso cogliere, no? Del tipo mordi e fuggi, prendiamo, cogliamo, e non c'è più la necessità di approfondire i legami, proprio perché c'è questo presente incalzante, si ha bisogno di cogliere il possibile. E il problema, nascono altre conseguenze, perché per esempio rispetto a questa mancanza di futuro, per esempio gli adulti sono privati dell'autorevolezza di indicare la strada nei giovani, proprio perché mancando una strada non sono più, no, depositari della direzione. E questo comporta delle gravi conseguenze, perché il rapporto tra giovani e adulti diventa un rapporto egualitario, cioè come se fosse basato su un contratto egualitario, cioè su in cui i due genitori, per esempio, comunque gli adulti, gli insegnanti e i ragazzi occupano posizioni dello stesso livello. Quindi alla fine i genitori o comunque gli insegnanti sono costretti a giustificare ogni scelta, soprattutto se sono scelte che coinvolgono i giovani, e devono giustificare, le devono motivare. Questo però non è funzionale, perché normalmente il rapporto tra adulti e giovani è un rapporto di tipo complementare, complementare perché si completano, sono due ruoli assolutamente diversi che trovano senso di esistere proprio l'uno nell'altro. Non c'è genitore senza figlio, non c'è figlio senza genitore, non ci sono allievi senza insegnanti, non ci sono insegnanti senza allievi. Questo è abbastanza lampante. E poi ovvio, il rapporto complementare può cambiare a seconda dei momenti, però deve sempre comunque tornare alla sua situazione di partenza. Se invece il rapporto diventa paritario, quindi simmetrico, i ruoli sono uguali, viene a mancare soprattutto la possibilità di contenere i ragazzi, cioè il contenimento è cercare di dare delle regole che fungano da contenitore, perché i ragazzi nell'età per esempio della preadolescenza, dell'adolescenza, sono preda delle loro pulsioni, dei loro istinti, cioè sono in continua tensione. Quindi hanno bisogno di sperimentare, però anche di trovare un contenitore o comunque dei parametri a cui riferirsi. Senza questa possibilità di avere un termine di confronto, non riescono a sperimentare la propria identità, non hanno un modello che può essere un modello da seguire, può essere anche un modello da rifiutare, però comunque non hanno la base su cui costruire la propria identità. Ed è proprio in questo periodo, proprio grazie a questo rapporto di complementarietà, che va definendosi l'identità degli adolescenti. Perché gli adolescenti ancora non sanno chi sono e hanno paura di non riuscire a essere chi sognano di essere, quindi non hanno neanche il rapporto con la realtà concreto, no? Quindi non hanno nessuno, quindi in questo modo vengono lasciati proprio da soli a vagare nell'iperuragno senza nessun parametro, senza nessuna analisi diretta. C'è un altro aspetto che mi interessa proprio rispetto anche al discorso della scienza spirituale o metafisica che vogliamo individuare. E sempre parlando dell'identità, abbiamo visto che questa si forma a partire da due aspetti, dall'autostima, la capacità di riconoscere le nostre caratteristiche, quindi una considerazione positiva di noi, e l'autoaccettazione, cioè conoscere i propri limiti e i propri insuccessi. Questo è possibile solo attraverso il riconoscimento
cioè il riconoscimento cos'è? È quel, nasce proprio dai rapporti interpersonali che intratteniamo con le persone. Gli altri ci vedono, ci dicono quello che va bene e quello che va male, ce lo fanno capire. E noi sulla base di questo riusciamo a individuare la direzione in cui andare. Quindi è fondamentale il riconoscimento, perché non c'è niente di più terribile che poi non essere riconosciuti. Però a questo punto, se abbiamo detto che le relazioni sono basate sul mordi e fuggi, cioè sull'ottica della funzionalità, dov'è possibile allora costruire delle relazioni in cui riconoscersi e in cui costruire la propria identità? Questo è già un nodo importante da riuscire a sbrogliare. Cioè, gli altri per noi sono come uno specchio, quindi se lo specchio non riflette nessuna immagine, noi non sappiamo assolutamente neanche di esserci, perché non è che ci siamo con i nostri difetti. Banalmente è molto più funzionale avere un rifiuto, perché almeno so che anche se negativamente io sono stato percepito, sono stato visto, rifiutato perché non andavo bene, però almeno sono stato visto. La cosa più disfunzionale è proprio quando noi non siamo, la mancata risposta, quando non c'è il rapporto, non c'è la risposta, noi non ci specchiamo, non vediamo nessuna immagine e quindi abbiamo la percezione di non esistere. E questo è quello che normalmente, almeno vediamo, in quello che sono soprattutto i giovani. Quindi vediamo che alcuni non riescono a formare la propria identità, soprattutto i giovani. Negli adulti c'è la incapacità a riconoscersi le proprie competenze e le proprie capacità. Quindi ci chiediamo com'è possibile intraprendere un viaggio se non sappiamo cosa metterci in valigia. Se io non so cosa ho in valigia o non so cos'è possibile inserire, io non posso partire per nessun viaggio, neanche il più breve. E questo è il problema che dobbiamo cercare di individuare bene. Poi c'è un altro aspetto che abbiamo visto molto legato alla formazione dell'identità e che ci ha colpito tantissimo nel lavorare con le persone, soprattutto anche le persone adulte, perché a volte nei giovani è facile riscontrare delle insicurezze. Quello che abbiamo visto è una generale sensazione di incapacità proprio rispetto alla possibilità di ottenere dei cambiamenti. In termini, diciamo, tecnici, questa convinzione di ottenere dei risultati si chiama autoefficacia. È l'idea che ho di me se sono in grado o meno di ottenere dei cambiamenti e quindi di raggiungere degli obiettivi. E l'autoefficacia si forma a partire dai successi, cioè da successi, dal raggiungimento dei propri obiettivi. Più io li raggiungo, più ovviamente ho soddisfazione. Questa soddisfazione va a alimentare la mia autostima e quindi sarò un po' più motivata ad affrontare il percorso e anche gli ostacoli, perché gli ostacoli non saranno visti come insormontabili, saranno visti come la normale routine, nel senso che in ogni percorso si incontrano, diciamo, dei vincoli, dei cosiddetti intoppi. Invece vediamo che non è così. Vediamo che innanzitutto i genitori si sentono inesperti, inefficaci nell'accompagnare i figli, per esempio nei percorsi scolastici, che è vero, sono diventati più complessi, sono diventati molto più articolati. E i ragazzi vediamo che non hanno nessuna percezione della propria efficacia, si continuano a crogiolarsi in queste attività ripetitive, sempre uguali, non fanno mai nulla di nuovo perché è troppo rischioso e soprattutto fanno tutto quello che è possibile per assomigliare al gruppo di appartenenza. E questo vediamo che a livello individuale, però ci siamo accorti che questo concetto, questa sensazione di inefficacia ha anche delle ricadute sociali molto grosse, perché ci è capitato di lavorare nell'ambito della sicurezza urbana. E venendo a contatto con persone le più svariate possibili, persone di ogni età, di ogni
titolo di studio, molto diverse tra di loro, però abbiamo rilevato la stessa caratteristica. Hanno una bassissima autoefficacia, cioè pensano di non essere in grado di modificare nulla, ed è per questo che ci siamo accorti che, per esempio, le persone delegano moltissimo alla risoluzione di alcune situazioni alle forze dell'ordine. Sono situazioni che un tempo venivano risolte tranquillamente, per esempio tra vicini, piuttosto che raccogliendo delle informazioni, banalmente informandosi. Oggi sembra che non ci sia nessun comportamento propositivo, sia solo in grado di delegare cosa al nostro posto. Questo ha delle ricadute effettivamente molto importanti, poi su tutto il tessuto sociale. Quindi ci siamo interrogati su anche il motivo per cui questo senso di inefficacia è così dilagante, e siamo anche convinti che è sempre l'incertezza del futuro a contribuire un pochino a determinare la scarsa fiducia nelle proprie capacità, perché è ovvio, se io penso al futuro come fonte di incertezza, di certo non avrò un grosso stimolo a mobilitare le risorse per raggiungere degli obiettivi che magari penso che non saranno mai raggiunti, proprio perché il futuro è incerto e non arriverò mai a ottenere quello che desidero. Quindi siamo giunti un pochino effettivamente a vedere confermate alcune delle premesse da cui siamo partiti, che le persone non chiedono aiuto solo per sintomi clinici, ma hanno bisogno di essere supportate nelle scelte quotidiane, e questa è la situazione più generale. E poi noi, dal nostro punto di vista, ci siamo accorti che non è più possibile aiutare le persone cercando di mobilitare in loro le risorse. Anche perché se non lavoriamo per attribuire un significato generale, le persone non mobiliteranno mai le loro risorse, non si sforzeranno mai, perché non vedranno mai una meta a cui indirizzare i propri sforzi. Per cui, di fondo, ormai il quesito che gli individui ci pongono non è più di tipo psicologico, ma è di tipo esistenziale. Quindi, per avere dei risultati anche nel supporto delle persone, dobbiamo anche noi virare verso appunto la filosofia, o comunque quello che ci può aiutare a conferire senso e significato. Quindi, da quello che abbiamo visto, da questa sommaria osservazione di quello che ci circonda, abbiamo visto che i presupposti, le basi per la ricerca spirituale sono in grave pericolo, perché il presente non è assolutamente considerato come un momento in cui vivere in pienezza, ma è soltanto un momento in cui razziare tutto il possibile. Il sé è un concetto sconosciuto alla maggior parte delle persone, perché addirittura non riusciamo a costruire l'identità, non ci conosciamo, e quindi diventa veramente problematico affrontare questi concetti. E come avviene però nei momenti di crisi, ci accorgiamo che si stanno mobilitando tutte le discipline che prima sembravano molto diverse tra di loro, anzi distanti anche nei campi di ricerca. E ci viene in aiuto, per esempio, in questo caso la filosofia o le neuroscienze. Il discorso è che, per esempio, l'esistenza oggi un tempo sembrava priva di senso perché era costellata di sofferenze. Adesso è insopportabile perché è priva di senso, e in questo caso i filosofi, tra cui anche Galimberti, che ha fatto delle osservazioni approfondite molto in linea con quello che possono essere i nostri lavori, ha effettivamente messo l'accento sul fatto che la risposta a questa crisi non può venire da dei cambiamenti di comportamenti immediati, ma semplicemente cambiamento proprio nei confronti del concetto di futuro. Cioè, dobbiamo riuscire a concepire il futuro non come attesa, quindi come ci aveva insegnato un po' la tradizione religiosa, perché il futuro come attesa ci pone in un atteggiamento passivo,
noi non possiamo fare nulla, aspettiamo che qualcosa o qualcuno muti le nostre condizioni. Dovremmo passare quindi dal concetto di attesa al concetto di un futuro come speranza. Quindi la speranza effettivamente mobilita le energie per riuscire a realizzare, ad ottenere quello che è la nostra, il nostro obiettivo. Perché ha visto anche lui analizzando, osservando i giovani, spesso che l'attesa dove non c'è speranza è caratterizzata dalla noia. E dalla noia e la depressione il passo è breve, quindi torniamo anche a scoprire i motivi di questa situazione dilagante, così come ci erano stati evidenziati dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi Galimberti suggerisce di tornare alla filosofia degli antichi, dove per antichi lui intende gli antichi greci, però noi sappiamo anche che le filosofie del passato hanno tutte comunque una matrice comune, e questo ci dice, ci fa tornare alla filosofia degli antichi greci, che dicevano che la realizzazione del benessere stava nella realizzazione del proprio sé. Cioè, non a caso i greci avevano chiamato la felicità con un termine che si chiama eudaimonia. Allora, daimon è essere, l'essere che abbiamo dentro di noi. Eu è il prefisso per indicare, che indica bene, quindi la buona realizzazione. Quindi per loro già il termine felicità conteneva la parola, la realizzazione comunque di se stessi. L'idea di poter realizzare se stessi con le proprie competenze, con le proprie caratteristiche, soprattutto il riconoscimento delle proprie capacità. Ecco, a partire da questo forse possiamo individuare un pochino la strada per cominciare a trovare un senso e poter reagire alla situazione, quindi al contesto che abbiamo visto. Quindi, adesso abbiamo visto l'esistenza di comportamenti, di pensieri nell'uomo ormai disfunzionali per il benessere mentale, e quindi anche disfunzionali per un discorso di crescita spirituale. Adesso dobbiamo vedere se questi comportamenti, se queste premesse sono effettivamente radicate, ormai cristallizzate, o se in realtà possono essere modificate. Allora a questo punto lascio la parola al dottor Sartori, che ci illustrerà alcune delle più recenti ricerche sulle neuroscienze, ci farà capire se ormai abbiamo intrapreso una strada senza fine o se abbiamo delle occasioni di cambiamento. Hanno portato qui oggi i dubbi o le domande. Conosco invece le domande che mi sono fatto io per pensare il tipo di argomenti da trattare in questo incontro. Essendo il tema centrale della giornata, le scienze dello spirito, la prima domanda che mi sono posto è: ma perché parlare di metafisica? In un contesto come quello di cui ci ha appena parlato Ilaria, sembrerebbe la metafisica un tema non proprio prioritario, ecco, perlomeno non prioritario per tante persone, ci sono tanti problemi, tante difficoltà che forse la metafisica sembra non essere la prima delle necessità dell'uomo. Ed ecco la seconda domanda che viene in mente dopo quello che abbiamo detto, è che a chi interessa parlare di metafisica? Molto spesso si crede che la metafisica sia un tema per pochi eletti, una cerchia ristretta, che ha particolare interesse poi su sofismi intellettuali, e quindi si incontra a parlare di queste cose. Queste due domande mi hanno portato a cercare risposte nel campo che conosco meglio, che è quello della psicologia, essendo il mio lavoro, solo quello potevo fare. E andando a vedere un pochettino cosa la psicologia dice rispetto a queste tematiche, sono arrivato a una conclusione, che in realtà è proprio in un momento di crisi come questo, dove le nostre certezze ogni giorno svaniscono, che forse ha senso parlare di metafisica. E soprattutto che la metafisica non è una speculazione per pochi, ma forse è parte dell'evoluzione che ogni individuo nel corso della propria vita fa.
un'evoluzione dell'umanità, quindi non per pochi. Oggi però non vorrei tanto concentrarmi su quelle che sono le mie conclusioni, mi piacerebbe invece con voi condividere il percorso logico che ho fatto per arrivare a queste convinzioni, alle cose che vi ho appena detto. Molto spesso per comprendere la realtà è indispensabile prendere informazioni diverse e metterle insieme. Se noi prendiamo un punto e lo guardiamo da solo, molto spesso vediamo che questo punto non ha un grosso significato. Se invece lo mettiamo assieme ad altri punti, allora vediamo un disegno, una forma, che ci dice molto di più di quello che il singolo punto potrebbe dirci. Molti di voi, immagino, conosceranno quel gioco che c'è nelle parole incrociate, che bisogna unire i punti dall'1 al 40 e esce una figurina. Ecco, io oggi ho fatto un po' una cosa di questo tipo. Sono andato a vedere in campo psicologico diverse ricerche, diversi esperimenti, che spiegano se la metafisica è un tema attuale, soprattutto perché la metafisica è un tema attuale, come può la metafisica rispondere ai bisogni che oggi la società ha. Quindi quello che farò adesso non è altro che farvi vedere alcune ricerche in campo scientifico che forse vengono a darci le risposte che almeno io questa mattina non avevo. La prima delle ricerche su cui vorrei confrontarmi con voi riguarda le teorie sull'evoluzione della specie. Voi sapete che l'evoluzionismo è stata in campo scientifico una delle rivoluzioni più grandi per l'uomo e per la concezione del mondo. Cosa dice questa teoria molto semplicemente? Che ogni individuo, in base a mutazioni e a selezioni, si trasforma per rispondere più adeguatamente al contesto in cui abita. Il mondo cambia, l'ambiente cambia, quindi o cambiamo anche noi, esseri umani, o rischiamo di estinguerci, come hanno fatto i dinosauri. Le ultime teorie dell'evoluzionismo ci dicono una cosa, secondo me, estremamente interessante per chi si occupa di metafisica, che è che non vengono trasferiti solamente i tratti fisici, quindi non è che i nostri figli saranno più alti, più grossi o più lunghi, ma vengono trasferiti anche i cambiamenti mentali e soprattutto i livelli coscienziali. Già nel 1934 un teologo e scienziato che si chiamava Teilhard de Chardin aveva affermato che l'universo è in continua evoluzione e questa evoluzione ci porterà verso lo spirito. Ecco, oggi la scienza dice la stessa cosa. Ci dice, guardate, che le variazioni mentali e le variazioni coscienziali, se si verifica, sono più adatte a superare la selezione, verranno trasferite alle generazioni successive. A questo punto noi possiamo chiederci solamente una cosa, ma la metafisica è in grado di procurare dei cambiamenti a livello mentale, a livello coscienziale, e soprattutto la nostra mente e la nostra coscienza possono cambiare? E qui credo sia importante citare forse la scoperta più importante di questo secolo, quella che sta aprendo orizzonti assolutamente nuovi, che è la neuroplasticità cerebrale, ossia la possibilità del cervello di cambiare. Per 400 anni si è creduto che il nostro cervello fosse immutabile. I geni decidevano una conformazione, una struttura, una sua funzione, e questo sarebbe stato fino alla fine dei nostri giorni. Anzi, un piccolo cambiamento c'era, purtroppo, che era il fatto che diventando vecchi, un pochettino le nostre funzionalità perdevano la loro forza. Quindi c'è una sorta di deterioramento. Questo è l'unico cambiamento possibile. Questa convinzione era diventata talmente tanto forte che era ormai comune pensare che non ci fosse trattamento per diverse patologie cerebrali, che non ci fosse possibilità di recupero quando le cellule cerebrali fossero morte. Quindi quello che si aveva in poche parole si teneva per tutta la vita. Si era talmente tanto convinti di questa cosa che in un certo senso si è limitato anche la natura umana, cioè la natura umana non poteva evolvere. Perché quello era, cioè tu nasci con una struttura, ti porti dietro quella struttura per tutta la vita, quindi quello è il tuo apice. Queste convinzioni non erano basate sul caso, erano basate su tre ragioni che all'epoca erano assolutamente sensate. La prima era che chi aveva avuto dei danni cerebrali non era mai guarito completamente. La seconda è che non era possibile con le strumentazioni di allora vedere in vivo i processi microscopici all'interno del nostro cervello. Terzo, l'idea, che è diventato penso metafora per il cervello, ossia che il cervello è una macchina e come tutte le macchine, anche se straordinarie, fanno cose bellissime ma non crescono, non cambiano.
la nostra auto può avere la tecnologia migliore del mondo, ma quella è, non è che se un giorno si svende e decide che c'è una funzione migliore si modifica. La compriamo, quello che abbiamo pagato abbiamo. Succede però una grossa scoperta, vi dicevo, ossia ci si accorge dopo questi 400 anni che in realtà non è così, che il cervello cambia, il cervello è plastico, non di plastica, anche se a volte certi comportamenti possono far pensare che sia di plastica, in realtà è plastico, ossia le esperienze che noi facciamo vanno a modificare anche la struttura cerebrale, cioè vuol dire che il nostro cervello nasce in un modo, ma quello che facciamo, quello che viviamo, quello che mettiamo in pratica tutti i giorni va a modificare anche questo tipo di struttura, la sua funzione si modifica. Questa è stata una scoperta incredibile, perché? Perché ha consentito a molti scienziati di vedere come il cervello cambiasse e soprattutto che tipo di cambiamenti lo stile di vita può provocare il nostro cervello. La conferma che il nostro cervello cambia e che diventa la fotografia di quello che siamo o che siamo stati, lo vediamo poi anche se andiamo a vedere un pochettino l'aspetto delle dimensioni. No? Se voi prendete un topolino nell'arco della vita, la massa del suo cervello cresce di 5 volte, e infatti topi si adattano a tutto. Noi siamo un pochettino più lenti, si raddoppia e basta, però già questo ci dice che qualcosa succede, che qualcosa cambia. Quindi il cervello si trasforma, e trasformandosi ovviamente può far sì che ciascuno di noi cresca sia a livello mentale, sia a livello spirituale. Come accade però questa cosa? Qui diventa... credo possiamo sbizzarrirsi, perché la scienza negli ultimi anni sta facendo tantissimi studi su come esista una crescita spirituale e soprattutto come la pratica spirituale possa provocare delle mutazioni al cervello. Ad esempio la prima, credo fosse una delle più interessanti, spiega che le parti del nostro cervello è diviso a zone, ogni zona è deputata a fare qualcosa, non è che tutto il cervello fa tutto, eh? Un po' come nelle leggi statali, cioè l'addetto che fa una cosa, l'addetto che fa un'altra, guai a chiedere a uno di fare la cosa di un altro, no? Quindi ognuno fa il suo. Il cervello funziona nello stesso modo, ha diverse aree, l'area del linguaggio, l'area del movimento, l'area della spiritualità, come vedremo. Ci si è accorti però di un processo molto interessante, che è questo, le aree che vengono sviluppate maggiormente, che vengono stimolate maggiormente, vanno a colonizzare, cioè ad allargare la loro area a discapito delle aree vicine che non vengono utilizzate. Perché parlano di colonizzazione? Perché fanno l'esempio dei vecchi coloni. Se voi provate a pensare, tanti anni fa quando c'erano i coloni, cosa facevano? Arrivavano in un territorio, cominciavano a lavorare tutto il terreno che avevano a disposizione, poi pian pianino si allargavano e prendevano sempre di più le terre inesplorate che altri non utilizzavano. Pian pianino facevano dei possedimenti enormi. Ecco, nel nostro cervello succede la stessa cosa. Il processo di colonizzazione significa che se noi usiamo molto una parte, questa si allarga, a discapito delle altre. Come suonando il piano, il pianoforte, con una certa continuità, l'area del cervello che è responsabile del movimento delle dita, dei movimenti leggeri delle dita, si allarga, diventa più grande. Oppure la corteccia uditiva, no? Ascoltando musica, la corteccia uditiva si sviluppa. È ad esempio stato osservato che i taxisti di metropoli come Londra, per esempio, dovendo viaggiare fra strade caotiche tutto il giorno, hanno un'area del cervello, che è quella deputata alla lettura delle cartine, sviluppatissima. Il cervello risponde un po' come un muscolo. Se noi andiamo in palestra e facciamo un esercizio, quel muscolo cresce a discapito degli altri. A questo punto la metafisica procura una colonizzazione. Perché se la procura, forse possiamo dire e capire perché la metafisica è importante. Vi dicevo, ci sono tantissime ricerche su questo campo, io vorrei citarne soltanto le più recenti, quelle che secondo me sono più innovative. La prima è questa, dice che il nostro cervello, la parte davanti del nostro cervello, quella proprio dietro la fronte, l'area prefrontale, è divisa in due parti. Una parte destra, che è si attiva quando siamo in una situazione di disagio, abbiamo paura, siamo arrabbiati, siamo stressati. Andando a vedere con delle macchine del cervello quando proviamo queste situazioni, vediamo che la parte destra lavora.
La parte sinistra invece si attiva e funziona quando c'è una situazione di benessere, quando stiamo bene, quando siamo innamorati, quando sentiamo il trasporto per gli altri. Generalmente ogni essere umano ha un'attivazione uguale nelle due parti. C'è un momento che si sta bene, un momento che si sta male, un momento che si sta bene, un momento che si sta male. Ecco, ci si è accorti di una cosa molto interessante, che le pratiche spirituali sono in grado di provocare una colonizzazione della parte sinistra ai danni della destra. Cosa voglio dire? Che la zona che produce benessere si allarga e va a togliere pian pianino delle cellule o dello spazio all'area in cui c'è la negatività. Nella pratica cosa vediamo? Che stiamo meglio, abbiamo una condizione di benessere maggiore, sia fisico che psicologico. La prima scoperta, quindi, che dice che la metafisica può essere una cura, ci dice: guardate che facendo un'attività spirituale, come la meditazione, come la compassione, come la concentrazione, cambia una parte del vostro cervello, nel tempo, e la condizione di benessere è sempre maggiore. Benessere che ha poi delle ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, perché è il benessere che è alla base del successo professionale, della tranquillità affettiva, della capacità relazionale. Quindi questo benessere poi lo vediamo e lo viviamo quotidianamente. Diversi sono poi gli studi che dimostrano come la pratica spirituale sia in grado di andare a aumentare la produzione di ormoni come la serotonina o la dopamina, che sono associati al piacere. Quindi un'ulteriore verifica che la spiritualità ha questo tipo di effetto. Poi c'è un altro dettame, diciamo, della metafisica che è stato dimostrato. Credo che sia anche questo è piuttosto interessante da un certo punto di vista. La scienza ogni giorno, pian pianino, con i suoi tempi, scopre cose che i grandi maestri ci avevano già rivelato. La scienza riesce, poco per volta, a dire sì, questa cosa in effetti è vera, perché più che altro non è vera, questa cosa avviene così. Ad esempio, molti maestri hanno sempre parlato di come dovrebbe essere l'atteggiamento degli uomini nei confronti della vita. Tanti maestri dicono che l'uomo dovrebbe vivere con le mani nel mondo e con la testa rivolta a Dio, ossia come un osservatore di quello che gli sta attorno, un osservatore neutrale che guarda se stesso, guarda il mondo e lo osserva, ne è testimone. Beh, nel 2002 la scienza dice che in effetti è così, ossia ci dimostra che l'Università del Wisconsin, che è uno dei centri di ricerca principali del mondo, quindi anche una certa valenza scientifica, ci dice che in effetti nel nostro stato di coscienza normale siamo molto più reattivi alle emozioni e questa emotività alta molto spesso è distruttiva per noi. Lo stesso non si può dire per le persone che applicano, loro lo chiamano l'auto-osservazione, self-monitoring, cioè guarda, le persone che osservano se stesse non hanno lo stesso tipo di attivazione. Hanno fatto delle sperimentazioni facendo fare a diversi soggetti la pratica della meditazione e della osservazione e si sono accorti ad esempio che a fronte di particolari stimoli stressanti le loro risposte erano più adeguate, erano migliori, erano più funzionali. Questo perché? Perché nel nostro cervello c'è una sorta di concatenazione di eventi, ossia quando facciamo una cosa, prima si attiva un'area legata all'emozione, un quarto di secondo dopo si attiva un'area che in un certo senso ci fa razionalizzare la cosa, ci fa razionalizzare l'emozione, ci fa dire ma è bene o male provare questa emozione, è giusto, la posso controllare o meno. E un quarto di secondo dopo parte l'azione. Quest'ultimo quarto di secondo è quello che fa la differenza, perché lì decido cosa fare, come agire, che tipo di azione mettere in atto. Ecco, l'auto-osservazione, è stato dimostrato da diversi esperimenti, consente che cosa? In questo quarto di secondo di sostituire comportamenti, atteggiamenti, pensieri, che in un certo senso sarebbero distruttivi per noi, con pensieri più consapevoli e più funzionali. Nella pratica chi ha fatto questo tipo di sperimentazione ottiene risultati più alti nell'attività professionale, nell'attività scientifica o in quelli che sono i molteplici campi in cui si applica. Quindi ecco che un ulteriore passo per cui la scienza ci dice sì, la metafisica potrebbe essere la risposta a molte esigenze della nostra epoca. Addirittura si è cominciato, grazie a alcuni macchinari molto sofisticati, ad andare a vedere se
queste modificazioni, se va in modificazione prodotto da, ripeto, dalla meditazione, dalla compassione, da diverse pratiche, è durevole o è momentanea. Perché ovviamente fa una bella differenza, cioè se io faccio una cosa e provo un'emozione, è diverso che se io faccio una cosa e resto così. E quindi attraverso delle macchine particolari, non sto a dirvi spiegandovele, è possibile andare a vedere se queste variazioni sono durature o sono momentanee. E qui va, credo sia importante fare una precisazione. Molto spesso chi fa meditazione o chi porta avanti un percorso spirituale ha dei momenti di particolare beatitudine, particolare estasi, di visione, di rapimento. Tutti i mistici ne parlano. Cosa diversa però è l'illuminazione, ossia i mistici dicono che questo tipo di stati di beatitudine momentanei sono degli epifenomeni, ossia sono dei passaggi che succedono a cui non dobbiamo prestare tanta attenzione. La cosa importante invece è trasformare l'intuizione che ci consente di avere questo tipo di beatitudine in un tratto fisso, qualcosa che resta, che dura. Molto spesso, soprattutto la cultura occidentale, la cultura religiosa occidentale, ha confuso questi due aspetti, no? Quindi era sufficiente avere una visione o sperimentare uno stato di beatitudine per considerare la persona realizzata. La scienza oggi ci dimostra che cosa? Che le pratiche spirituali hanno la capacità, non tanto e non solo, di far provare questi epifenomeni. Quindi il cervello ci può produrre delle sensazioni come la beatitudine, come l'estasi o quello che è. Ma la pratica spirituale, a differenza di altre esperienze, trasforma questa beatitudine in un tratto della nostra mente, ossia diventa stabile, diventa duraturo. Cioè i progressi che la spiritualità fa fare non sono fenomeni passeggeri, sono fenomeni stabili. C'è un innalzamento e quell'innalzamento resta. A questo punto è interessante, secondo me, andare a vedere, dato che io ve ne ho dette alcune, ne avremmo potute citare tantissime, ma già la scienza ci dice che la pratica spirituale ha un effetto, sarebbe interessante, anche alla luce della plasticità cerebrale, dire, ma allora chi è spinto verso la spiritualità ha un cervello diverso da chi non sente questo tipo di bisogno? Ossia, c'è una condizione precedente all'esperienza spirituale che fa sì che alcune persone oggi pomeriggio vengono qui e altri invece vanno, non so, fa la spesa sul mercato. E qui vorrei raccontare una storia che secondo me è carina ed è realmente accaduta. È accaduta esattamente 23 anni fa a Londra a un signore che si chiama James Austin, che sta prendendo la metropolitana. Era marzo, una bella giornata, e mentre sta aspettando la metropolitana gli succede che viene assalito da un'emozione, da uno stato d'animo che non ha mai provato in precedenza. Lui racconta testualmente in un'intervista al Newsweek: il tempo non esisteva più, provavo una sensazione di eternità, desideri, avversione, paura della morte si erano dissolti, avevo avuto in dono la comprensione della natura ultima delle cose, fra me e il mondo non c'era più nessuna differenza. Bene, questo tipo di esperienza così descritta, soprattutto a chi ha conoscenze di metafisica, farebbe affermare ha provato uno stadio di illuminazione, o perlomeno molti fedeli direbbero questo è una grazia che è scesa su quest'uomo e che gli ha permesso di vedere che Dio esiste. James Austin però è un neurologo famoso, quindi quello che ha scoperto lui è che il cervello esiste, quello che poteva ovviamente spiegarsi con la sua pratica. Quindi è andato subito in laboratorio e avendo provato questo tipo di esperienza, io voglio capire cosa c'è dentro, cosa è successo nella mia testa, nel mio cervello oggi per provare questo tipo di situazione. E ha iniziato a fare degli studi. Pensate che ha dato il via a una corrente che si chiama neuroteologia, cioè che studia cosa succede dietro esperienze mistiche. Ha cominciato a studiare monaci buddisti o suore di clausura, chiedendogli di pregare, di fare le loro pratiche, ovviamente osservandogli quelli che erano i funzionamenti cerebrali. E ha scoperto una cosa molto interessante, ossia che esiste nel nostro cervello una piccola zona che questi ricercatori hanno chiamato il definitore del me. È una piccola zona che quando si attiva ci permette di avere coscienza del nostro corpo, di identificare
identificarci col nostro corpo, ossia che queste braccia sono le mie, che queste braccia sono diverse dalle sue, no? Quindi prendere la distanza dalla società, sentirmi diverso dagli altri, separato, e soprattutto di avere una percezione di io sono Roberto. Ecco, hanno notato studiando, soprattutto le persone che praticavano una pratica spirituale nel tempo, che quest'area, per chi si avvicina alla spiritualità, è un pochettino più piccola che per altre persone. Ma la cosa ancora più interessante è che la pratica spirituale la riduce ancora di più. Quindi la domanda forse è questa: sarà mica che la realizzazione è la scomparsa completa del funzionamento di quest'area? Cioè che a riuscire a inibire la parte in cui io sento di essere un corpo o di essere una persona sia quello che noi chiamiamo realizzazione? No, hanno fatto diversi esperimenti, hanno fatto diverse analisi e si sono accorti proprio di questa cosa qui, che quando noi percepiamo un'esperienza mistica di unità col divino, cioè quando l'io scompare e lascia il posto alla sensazione di totalità con l'universo, in quel momento lì il nostro cervello ha una trasformazione neurologica in cui c'è un'area, che è quella probabilmente della spiritualità, ancora bisogna approfondire bene, che si attiva al massimo, mentre l'area dell'identificazione personale si riduce al minimo. Quindi la cosa credo che possa metterci tranquilli è che il nostro cervello è configurato per l'esperienza spirituale, cioè il nostro cervello è pronto per fare un'esperienza spirituale, tant'è che questi scienziati, che non sono metafisici, sono semplicemente degli scienziati, affermano con sicurezza: fino a quando il nostro cervello avrà questa struttura, Dio non ci lascerà mai, ci sarà sempre, perché abbiamo una parte all'interno del cervello che è pronta o capace comunque di percepirlo, di raggiungerlo. Poi ovviamente non è che la scienza riesce a rispondere a tutto, ci sono in questo momento un dibattito molto acceso. La scienza dice che esiste prima il cervello e il cervello crea Dio. Il teologo dice no, esiste prima Dio e poi chi costruisce il cervello, un po' come l'uomo e la gallina, no? Adesso siamo lì a discutere questo aspetto, però molto probabilmente entrambe le cose sono connesse, ossia c'è una parte che Dio probabilmente, come viene inteso, probabilmente se Dio muove questi aspetti, li muove attraverso probabilmente questi aspetti neurologici. L'ultima ricerca, a proposito di dibattito acceso, che vi volevo presentare, è uno degli studi più innovativi che sono stati fatti, e credo anche forse più discussi. È stato fatto un esperimento da un team di ricerca a un gruppo di volontari, a cui è stato chiesto di scegliere tra due tasti. Gli si è messo davanti due tasti, loro potevano scegliere, destra o sinistra, a piacere, senza nessuna indicazione. Ovviamente nel momento gli si sono messi dei particolari macchinari di risonanza magnetica funzionale, cioè che vede le parti del cervello che funzionano. E ci si è accorti di che cosa? Ci si è accorti che c'è una parte del nostro cervello, che è esecutiva, che si attiva 7 secondi prima di quando la persona va a schiacciare. Quindi se accende qualcosa, dopo 7 secondi io vado a schiacciare il tasto. La cosa poi interessante che vi ha lasciato un pochettino perplessi è che quest'area si accende prima dell'area della coscienza. Cioè prima che io diventi consapevole e razionalizzi, che scelga, c'è qualcosa che si accende prima. La cosa interessante è che andando a vedere come quest'area, la prima che si accende, quella esecutiva, si forma, era possibile prevedere, azzeccandoci sempre, che tipo di tasto la persona avrebbe premuto successivamente. Questo cosa vuol dire? Pensiamoci bene, che c'è un qualcosa all'interno del cervello che ti permette già di capire che tipo di scelta farà una persona quando diventa consapevole di quello che fa. Questo studioso, con molta cautela ovviamente, per non tirarsi addosso gli impropri di una parte, dice, ma sembrerebbe che le nostre decisioni siano predeterminate inconsciamente, molto prima che la coscienza intervenga. Ecco, se ciò fosse dimostrato, forse non ci sarebbe libero arbitrio. Capite bene che è una scoperta dal punto di vista scientifico assolutamente interessante. Chi di noi conosce l'Advaita o ha conosciuto degli insegnamenti di mistici di diversa natura saprà che molti mistici hanno detto che l'azione è
frutto di una consapevolezza universale. Il fatto di ritenere di essere noi gli artefici dell'azione stessa è già caratteristica della non illuminazione. Cioè io mi identifico con una parte e credo che sia quella parte lì ad agire, mentre i mistici dicono è qualcosa di più grande. Per oggi la scienza più materialista e la spiritualità più elevata dicono la stessa cosa. La scienza lo dice semplicemente dicendo guarda che non c'è libero arbitrio e toglie una componente all'uomo. La spiritualità dice guarda che non c'è libero arbitrio, ma perché tu ti innalzi a una condizione divina, quindi non toglie niente, dà un qualcosa di più. Con questo che cosa vi ho voluto portare a pensare? Che perché parlare di metafisica? Perché la metafisica può essere la via di uscita da questo tipo di situazione? Perché la metafisica deve essere di interesse per tutti? Ma semplicemente se noi andiamo a vedere i pezzi delle ricerche che abbiamo visto fino adesso capiamo che uno, il livello di coscienza che noi raggiungiamo è trasferibile alle classi successive, alle specie successive. Questo significa che è qualcosa che fa parte dell'evoluzione, che è di tutti gli esseri umani, non di qualcuno, non di un intellettuale, ma di tutti, fa parte del nostro DNA. In più ci dice che se noi riusciamo a cambiare la mente, questo cambiamento ci porterà a questo tipo di crescita. E chiaramente è possibile cambiarlo, perché è plastico, il cervello è plastico, e quindi è possibile fare questo tipo di cambiamento. In più ci dice anche un'altra cosa, ossia che la metafisica, che l'applicazione dei principi metafisici nel quotidiano sono in grado di provocare una delle più grandi trasformazioni che la mente possa subire. Ecco perché mi sono azzardato a dire che la mia conclusione era proprio questa, che oggi sta qui a parlare di metafisica significa anche essere consapevoli che questo non è una speculazione per appassionati, ma che la metafisica può essere la strada per uscire da questo tipo di crisi, una crisi che ormai tutti riconosciamo e che per alcuni anche è ormai inevitabile, in quanto sta diventando veramente molto pesante. E quindi con curiosità e interesse ti lascio la parola a Giancarlo che ci parlerà di che cos'è nello specifico la metafisica. Secondo l'esoterismo la moralità decade a mano che
il nostro universo si allontana dal punto in cui è originato. L'universo ha avuto origine in un punto X dello spazio che non arriveremo mai a conoscere, e a mano che si allontana i poteri psichici dell'uomo e la sua moralità decadono. Quando raggiunge il punto massimo, la moralità sparisce completamente, la spiritualità non esiste più. Questo dicono i mistici, e probabilmente hanno ragione, perché abbiamo visto che nel momento in cui il nostro universo sta raggiungendo questo punto massimo, e questo è accaduto circa 5.000 anni fa, sono cominciate le guerre, sono cominciate le discussioni, cominciata la violenza e la decadenza morale. Oggi siamo nel mezzo di questa crisi ed è indispensabile che avvenga un cambiamento. I nostri bisnonni e i primi difensori del popolo hanno sicuramente modificato la nostra società intervenendo e lottando. Oggi forse la loro funzione è decaduta, ma viene ripresa dai ricercatori spirituali. I ricercatori spirituali hanno questa funzione di partecipare o di contribuire al cambiamento del mondo. Già il destino ha stabilito che a ogni entrata in un segno zodiacale il mondo deve cambiare. Scompare la civiltà, pregressa, scompaiono le religioni che hanno caratterizzato quell'epoca, e nel momento del passaggio da un segno zodiacale all'altro compare una nuova civiltà, compare una nuova religione. Se questi esoteristi hanno ragione, vuol dire che nei prossimi anni scomparirà la nostra civiltà, arriverà una civiltà nuova che non sarà soltanto quella digitale, ma qualcosa di ancora più impressionante, e spariranno anche le religioni storiche per far posto ad una nuova religione basata sull'amore e sul rispetto reciproco. Cambierà sicuramente qualcosa. I mistici ci dicono che nel giro di pochi anni effettivamente il mondo verrà sconvolto nel senso che deve arrivare necessariamente una nuova civiltà, un nuovo sistema. Di solito nel passaggio da un segno zodiacale all'altro, quindi da una civiltà all'altra, accadono eventi spesso drammatici. Prendiamo l'esempio di quello che è successo al tempo di Atlantide, se è una realtà o un mito non lo sappiamo, ma sicuramente 10-12 mila anni fa è accaduto qualche cosa di drammatico che ha costretto l'uomo ad assumere sistemi nuovi di vita. Le ipotesi che possiamo avanzare per giustificare questo cambiamento sono 5. Prima di tutto dobbiamo prendere in considerazione la guerra nucleare. Già da anni, da 50 anni a questa parte, si pensava che a un certo punto il mondo venisse sconvolto da una guerra nucleare e dalle macerie di quella guerra poi si sarebbe impostata una nuova civiltà. I mistici, e tra questi Sai Baba, dice che la guerra nucleare non avverrà. Un'altra ipotesi è l'incontro con gli alieni. Sembra una teoria fantascientifica, probabilmente lo è, però non è da escludere, non mi pare così fantasiosa. D'altra parte la letteratura cinese, quella indiana, e lo stesso Sai Baba ci dice che nei tempi passati l'uomo solcava gli spazi siderali raggiungendo la stella polare, e queste letterature, compreso l'Istituto Antropologico di Pechino, dichiarano che che la Terra è stata visitata dagli alieni. Che sia vero o no, non lo sappiamo, ma la traduzione delle tavolette dei Sumeri fatta da un ricercatore russo confermerebbe che effettivamente la Terra sia stata colonizzata da alieni. La terza ipotesi che possiamo avanzare è quella di un cataclisma naturale. Per qualche tempo ci sono corse voci, in India soprattutto, che il mondo sarebbe stato sconvolto da terremoti
o colpito da un meteorite che avrebbe effettivamente sconquassato l'intero pianeta. I mistici, alcuni di loro, hanno dichiarato che questo non avverrà, lo stesso Sai Baba diceva che sono tutte fandonie, però i mistici che vivono a Rishikesh, nella montagna sacra, dicono che è possibile che tra il 2012 al 2016 potranno comparire dei cataclismi mietendo molte, molte vittime. La quarta ipotesi è una scoperta scientifica rivoluzionaria. Roberto ha accennato al fatto che la neuroscienza è riuscita a identificare un piccolo centro che precede le nostre decisioni e che potrebbe quindi farci capire che all'interno del nostro cervello esistono dei centri deputati all'illuminazione, non solo, ma che contengono già il programma del nostro destino. Ecco, la conferma di una scoperta del genere e la sua applicazione determinerebbe una rivoluzione tale da costringerci a rivedere i nostri sistemi di vita. Secondo le profezie Maya, che molti di voi sicuramente conoscono, le profezie Maya prevedono che nel 2012 ci sarà effettivamente un grande cambiamento, ma sarà un cambiamento geologico o un cambiamento politico? È un punto interrogativo al quale potremo rispondere soltanto quando arriveremo in quegli anni. Ci sono degli astropapiristi, gli astropapiristi sono dei veggenti che hanno scritto il futuro dell'umanità su dei papiri e si sono tramandati di generazione in generazione. Ci sono diverse scuole che trattano questi papiri, la scuola Shuka, che è molto interessante. Voi vi rivolgete a un astropapirista, questo vi chiede il nome, vi chiede l'età e poi va a cercare tra le migliaia di papiri che ha quella che vi riguarda. Se non riesce a trovare il papiro, prenderà l'impronta del vostro pollice o vi chiederà il nome di vostro padre o di vostro nonno e riuscirà a individuare i papiri che vi riguardano. E lì è archiviata la vostra vita. Ma non dà, e questi astropapiristi non danno soltanto dei segnali generici, non vi raccontano di eventi generici, vi danno delle date precise, giorno, mese e anno in cui vi accadrà qualche cosa. Quando uno di loro vi dice: ti sei laureato in ingegneria nel 1988, ti sei sposato nell'89, adesso hai 5 figli, eccetera, eccetera, voi capite che le nostre antenne cominciano ad addrizzarsi, perché in quel momento possiamo anche chiederci se esiste il libero arbitrio oppure se il destino è predeterminato e quindi noi dobbiamo solo subirlo. Gli astropapiristi prevedono che tra il 2012 e il 2016 ci saranno dei cataclismi. Le vittime saranno tante, i superstiti pochi, però se questi veggenti sono molto precisi nel definire la nostra vita personale, quando si tratta di eventi planetari non sono così precisi. Vi porto un esempio. L'astropapirista che abbiamo consultato l'abbiamo consultato nell'88, ci aveva detto che nel novembre dell'89 sarebbe crollato il muro di Berlino. E il muro crollò effettivamente quel mese e quell'anno. Però ci disse anche che nel 2003 il Tibet avrebbe acquistato la sua indipendenza. Il Tibet è ancora sotto le grinfie dei cinesi e quindi qui c'è stato un errore clamoroso. E speriamo che effettivamente sbaglino anche nel prevedere questi cataclismi naturali. La più probabile tra tutte queste ipotesi è o la grande scoperta scientifica rivoluzionaria o un cambiamento della nostra mentalità. Ecco, direi che il cambiamento della nostra mentalità è l'ipotesi più probabile. In questo momento, come siamo riuniti noi, ci sono altre milioni di persone riunite in tutto il mondo che stanno parlando della crisi spirituale e di come uscirne. Il destino ha già previsto che tra qualche anno
usciremo dalla crisi. Non so quanto dovremmo pagare, però sicuramente ci sarà una nuova civiltà e una nuova religione. Fino all'altro ieri si pensava che la soluzione alle crisi spirituali potessero essere risolte dalla religione. La religione in realtà è fallita come sono falliti gli altri sistemi sociali. E le religioni sono fallite perché mancano di una base spirituale, mancano di una base metafisica. Sembra assurdo, ma in effetti la religione, almeno le religioni che attualmente sono in atto nel pianeta, non hanno spiritualità. Le religioni, voi sapete, derivano dai culti pagani, sono state modificate in un certo qual modo e sono state costruite a tavolino. Posso riferire qualcosa sul cristianesimo, ma potrei riferirmi a tutte le altre religioni storiche. Dai culti pagani sono stati presi dei principi, sono stati presi dei rituali, sono stati modificati, applicati alla nuova religione e proposta al mondo come qualcosa di originale. In realtà anche il cristianesimo odierno è stato costruito sulle macerie dei culti pagani. Ma gli esoteristi, fin dall'inizio, dalla nascita del cristianesimo, sapevano che il cristianesimo sarebbe durato un certo periodo di tempo e poi sarebbe crollato. Per indicare questo crollo avevano proposto un simbolo, la Vergine che schiaccia la testa al serpente. È un'immagine abbastanza comune, il serpente rappresenta la conoscenza e la Vergine in questo momento determinava la scomparsa della spiritualità, la scomparsa della conoscenza metafisica di quello che accadeva. È probabile che nella prossima era, quella che viene definita era dell'oro dai mistici, ci sia una nuova religione che prenda in considerazione la conoscenza metafisica. Questo è quanto dicono anche certi veggenti come Nostradamus, il quale prevede il crollo delle chiese, il crollo della religione attuale e la proposta di una religione che preveda semplicemente un Dio interiore. Come possiamo contribuire a questo cambiamento? Perché i ricercatori spirituali sono effettivamente chiamati, come lo erano i sindacalisti di un tempo, ci deve essere anche un sindacalista amico che ha lottato per anni per migliorare la situazione della nostra società, i ricercatori spirituali di oggi sono proprio quelli che daranno una mano ai mistici per risolvere il problema. Da solo, il mistico da solo, il solo maestro spirituale non riesce a modificare l'intero sistema, ha bisogno della collaborazione degli uomini. E tra questi, ovviamente, i più importanti sono i ricercatori spirituali. I ricercatori spirituali però, per collaborare con il mistico per il cambiamento dei sistemi, devono conoscere quali sono i principi metafisici che possono effettivamente modificare il mondo. I principi metafisici che devono prendere in considerazione i ricercatori sono soltanto due. Di solito si è abituati a parlare di karma, di reincarnazione, di mille altre cose, di dimensioni ultraterrene. In realtà tutti questi principi di cui si parla volentieri sono solo delle curiosità, perché le cose più importanti sono solo due e ve le dico brevemente. Prima di tutto è il riconoscimento che Dio è nella nostra interiorità, che nel nostro cervello c'è la possibilità di arrivare a conoscere la divinità. Roberto accennava a questi centri, vi racconto quello che è capitato ad un paziente che veniva operato per un problema cerebrale. Beh, il neurochirurgo che stava operando toccò inavvertitamente un'area della corteccia
temporale di sinistra, e in quel momento il paziente racconta di aver avuto una dilatazione di coscienza tale da dire: ho conosciuto Dio. Uno psicologo canadese ha preso in considerazione l'avvenimento e cosa ha fatto? È andato a casa, si è ficcato in testa un casco, ha stimolato la corteccia, elettricamente la corteccia temporale, e in quel momento ha vissuto l'estasi mistica, dimostrando che effettivamente nel nostro cervello esiste un centro, probabilmente prodotto, come diceva Roberto, dall'evoluzione, che ci mette in contatto con l'infinito. Mettersi in contatto con un centro cerebrale del genere vuol dire semplicemente poi entrare dentro se stessi, andare alla ricerca di collegamenti con il nostro inconscio, perché l'inconscio è la divinità che noi stiamo cercando. L'inconscio è la dimensione della non mente. Voi sapete che il nostro mondo è costruito dalla nostra mente, è la nostra mente che crea tutto ciò che vediamo. Probabilmente tutto quello che noi vediamo e che ci sembra esterno avviene soltanto dentro la nostra mente. Nel momento in cui la mente si spegne, l'universo intero sparisce. Cercare Dio nella propria interiorità vuol dire arrivare alla fine della ricerca, vuol dire avere scoperto la soluzione a tutte le situazioni. Però la ricerca del proprio sé interiore, della divinità che alberga nel nostro inconscio, è appannaggio dei ricercatori spirituali. La gente vuole invece qualcosa di più pratico per arrivare alla fine della vita senza soffrire tanto. C'è una soluzione? Sì, la soluzione si chiama semplicemente Dharma. Dharma è un termine sanscrito che sta a indicare molte cose. È difficile tradurlo. Qualcuno ha pensato che si trattasse della rettitudine, che fosse un codice morale, ma è qualcosa di molto più sottile. Il Dharma è semplicemente il fare ciò che va fatto in quel determinato momento. Se uno cade, lo alziamo, se ha fame, lo sfamiamo, se ha sete, lo dissetiamo. Questo è Dharma, non è un codice morale. La moralità cambia da un paese all'altro, da un'epoca all'altra, mentre il Dharma è fisso, è immutabile, proprio perché si riferisce a ciò che dobbiamo fare in quel determinato momento. Il Dharma quindi è la soluzione di chi vive la mondanità, di chi vive nel mondo, indipendentemente dalla ricerca spirituale che può condurre. I due principi quindi che possono effettivamente modificare il mondo sono questi due. Primo, riconoscere che Dio alberga nella nostra interiorità. Secondo, che si può vivere degnamente soltanto seguendo la regola del Dharma, soltanto facendo ciò che va fatto. Però quello che dobbiamo fare deve essere fatto senza alcun interesse, quindi senza premeditazione, senza prefabbricazione. Nel momento in cui facciamo qualcosa e cominciamo a metterci dentro la nostra emotività, creiamo già del karma, cioè ci carichiamo di debiti, di crediti, perché mentre il Dharma è costruttivo, il Dharma in sé va ad alimentare la mondanità. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente farlo in maniera asettica. Lo Zen dice: devi essere nel fiume senza bagnarti. Sai Baba dice: tieni le mani nel mondo e la mente rivolta a Dio. In definitiva si tratta semplicemente di non venire coinvolti dall'azione. I mistici però ci dicono che esistono anche altre possibilità per arrivare a conoscere la divinità che è dentro di noi. Non dobbiamo semplicemente andare a stimolare elettricamente la corteccia temporale di sinistra per vivere l'estasi. Esistono delle fessure, io le chiamo fessure, e sono delle porte che ci mettono in comunicazione con l'infinito, con la non mente.
di voi conosceranno già queste fessure, le avranno vissute. La prima e forse la più importante è quel momento che c'è, quel momento di dormiveglia, quello che precede il sonno o che lo segue. Ecco, questa è una fessura temporo-spaziale che ci può mettere in contatto con l'infinito. Ma esistono anche altri momenti in cui la mente si spegne, e nel momento in cui la mente si spegne si può effettivamente entrare nella non mente, cioè venire in contatto con la divinità. Un'altra fessura è il momento in cui c'è la pausa tra l'inspirazione e l'espirazione. Tra l'inspirazione e l'espirazione c'è una pausa minima di una frazione di secondo. In quel momento la mente è spenta ed è possibile penetrare nella divinità. Ogni qualvolta noi ci concentriamo su un fatto, riusciamo a spegnere la mente, perché il cervello è focalizzato su un solo pensiero. Il musicista che compone la musica o che suona la musica, il pittore che dipinge, poi forse ce ne parlerà il nostro amico, si concentra a tal punto che dimentica tutto il resto, ed ecco che può vivere la divinità. Roberto ci raccontava di quel signore, mi pare, che a un certo punto si è ritrovato a vivere uno stato di coscienza dilatato. Si è trovato a vivere un momento di estasi. Questo è successo anche a Jung, famoso psicologo. Stava viaggiando in treno, mi pare, in Sudafrica, contemplando gli alberi che passavano uno dietro l'altro, e in quel momento ha vissuto un momento di estasi. La causa forse non è dovuta soltanto al fatto di essersi concentrato su quello che vedeva, ma proprio alle proiezioni degli alberi che arrivavano dal finestrino. Vi racconto il caso di un ragazzo che abitava nel lago di Garda, il quale, quando usciva dal lavoro in bicicletta, percorreva una strada alberata e verso sera, al tramonto, la luce filtrava attraverso questi alberi, e in rapporto alla velocità che lui aveva andando in bicicletta andava in estasi. Cioè, se la velocità era modesta non succedeva niente, se era velocissima non accadeva niente. A una determinata velocità la stimolazione della luce gli provocava uno stato di estasi. Per arrivare dunque a capire che la divinità alberga in noi e che l'unica regola da seguire è quella del Dharma, possiamo seguire diversi metodi. Può essere quello della meditazione, quello della riflessione. Ciascuno di noi può cercare una sua strada, un suo sentiero, e le strade sono infinite. È come tracciare un sentiero nel deserto: qualunque sia il sentiero che tracciamo, ci porterà alla fine della strada. I mistici ci danno semplicemente un'indicazione, ma saremo noi a dover poi trovare la strada giusta, congeniale alla nostra personalità, alla nostra psicologia. Se lungo la nostra ricerca, lungo la strada, troveremo anche un maestro, allora potremmo dire di avere avuto la più grande fortuna che possa capitare nella vita. Sai Baba dice: una volta che vi siete assicurati un maestro, dovete lasciare tutto a lui, persino il desiderio di ottenere la liberazione. Egli vi conosce meglio di quanto voi possiate conoscere, e può dirigervi verso quanto è bene per voi. Convincetevi che il Signore non vi darà solo il denaro necessario per vivere, ma anche l'immortalità. Il Maestro è il rifugio di coloro che non hanno rifugio. I maestri non discendono per rivelare delle cose nuove. Nessun maestro ha mai rivelato qualcosa di nuovo. Non l'ha fatto Krishna, non l'ha fatto Gesù, non l'hanno fatto tutti gli altri successivi, da Ramakrishna, Ramana Maharishi o a Sai Baba.
I maestri vengono soltanto per risvegliare ciò che noi abbiamo già dentro, ciò che noi abbiamo già nel nostro DNA. Vengono semplicemente per stimolare quel centro di cui parlava Roberto, che può arrivare a darci l'illuminazione. Ciò che noi dobbiamo alla fine sapere sono poche cose. Lasciamo tutti gli altri principi di cui si è parlato spesso, e mi riferisco alla reincarnazione, al karma, ai vari loghi, alle dimensioni ultraterrene che non sono utili per la ricerca, e basiamoci semplicemente sul fatto di sapere che la divinità alberga nella nostra interiorità e che la via da seguire è quella del Dharma. Queste cose ce le aveva già detto Gesù 2000 anni fa, ma noi non le abbiamo prese in considerazione. Gesù diceva: conosci te stesso e smuoverai le montagne. Sai Baba dice: scendi dentro la tua interiorità e farai qualunque cosa. Tu sei Dio e non sai di esserlo. Nel momento in cui lo scoprirai, farai quello che io faccio e sarai quello che io sono. Alla fine della nostra conversazione sarebbe proprio importante capire che la divinità alberga nella nostra interiorità, che ogni atto della nostra vita è guidato dalla coscienza universale, che non abbiamo la libertà di scegliere un certo percorso, il percorso è già segnato, forse lo abbiamo già vissuto e noi non facciamo altro che ripercorrerlo. Sarebbe bello arrivare a capire che al di là dell'individualità, al di là di questo nostro piccolo mondo personale, c'è la nostra vera essenza infinita ed eterna. Capire che le risposte a qualsiasi problema non le avremo dalla filosofia o dalla politica, ma semplicemente nel vedere l'unità nella diversità. Questo è il compito che dovremmo porci tutti. Vedere l'unità nella diversità e capire soltanto che ogni volta che guardiamo negli occhi qualcuno, ogni volta che consideriamo una cosa, anche inanimata, lì possiamo trovare Dio. Gesù diceva: solleva la pietra e troverai Dio, taglia il legno e lì troverai Dio. Sei Baba degli ultimi pensieri batte molto su questo concetto, e per farci capire che Dio è ovunque, non è soltanto nell'invisibile ma anche nel visibile. Che Dio non è soltanto nel mondo spirituale ma anche nel materiale. Chi si ritira dal mondo per vivere esclusivamente una certa spiritualità vive Dio a metà. Per vivere Dio in pienezza deve vivere il mondo e deve vivere la spiritualità. Il mondo, l'universo, non è altro che la fase dinamica di Dio, è Dio in movimento. La fase spirituale, quell'invisibile, è la condizione della sua assolutezza. Sarebbe quindi opportuno vivere il mondo e vivere la spiritualità, ma vivere il mondo per bene, degnamente, bisogna farlo seguendo le regole del Dharma. Fare quello che va fatto. Siamo esseri umani, allora cerchiamo di comportarci con un'umanità. È in questo modo che forse che riusciremo a uscire dalla crisi, che non ci sono altre grandi soluzioni, non ci sono soluzioni politiche, non ci sono soluzioni sociali, c'è soltanto il riconoscimento di quello che effettivamente siamo, la divinità. Onestamente adesso questo studio che ho citato è talmente tanto in uno stato iniziale che ogni ipotesi è possibile. Addirittura ci sono delle teorie che questa spinta cosciente a schiacciare un tasto non faccia parte della coscienza del cervello, perché secondo alcuni studiosi fa parte della coscienza di altri organi. Ci sono
anche per dire la verità in metafisica, ma la scienza sta cominciando a pensare che sia possibile avere delle parti di cellule pensanti, come, il nostro, come quelle del nostro cervello, sparse in vari organi del corpo, che ancora non conosciamo. Qui si parlerebbe di un cervello intelligente, di uno stomaco intelligente, quindi alcune parti. Quindi addirittura si pensa che forse questa spinta non sia nel cervello, non sia nel cervello, perché in realtà magari è una spinta del cuore che non regge quel tipo di... Non si sa questo, è un campo innovativo. Sicuramente la cosa interessante, secondo me, è comunque vedere che tutto quello che noi crediamo prevedibile o comunque guidato dalla nostra ragione, in realtà non solo la sfugge al nostro controllo, ma la precede. Sembra quasi che la nostra coscienza, tutto sommato, possa solo fare da spettatrice, vedere e spiegarsi e razionalizzarsi. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui entra la ragione, dopo che è già partita la spinta, noi abbiamo la convinzione di essere stati noi per un semplice motivo, che ci spieghiamo come è avvenuta e diciamo, ah vedi, ho fatto così per questo, questo e quest'altro. In realtà forse è soltanto una spiegazione di una cosa già accaduta. No? Non so se ho risposto, perché la risposta non la so. Come si esprime Saint Barbara sulla metafisica? In altre parole, puoi dire qualcosa a questo proposito? Saint Barbara parla di metafisica, parla di spiritualità. 20 anni fa, quando dicevo che Saint Barbara nei suoi discorsi parlava di metafisica, mi dissero, tu sei matto, Saint Barbara non ha mai parlato di metafisica. In realtà la metafisica è la scienza dello spirito, quindi quando si parla di spiritualità si parla di metafisica. Quando ci si riferisce al metafisico ci si riferisce al ricercatore spirituale. Bene, per Saint Barbara la ricerca spirituale è questa. La spiritualità spiega il principio della divinità. Oggi l'uomo pensa che per spiritualità, la spiritualità consista semplicemente nel pregare e nell'esercitare dei rituali. Adora idoli e immagini inanimate, ma non fa nessuno sforzo per amare i suoi simili. E se non li ama, come può conoscere Dio? In definitiva, che cosa ci chiede la spiritualità o la metafisica? Prima di tutto di sapere chi siamo, quindi sprofondare nella nostra interiorità e scoprire l'essenza del nostro inconscio, cioè la divinità che alberga in noi. Una volta stabilito questo, possiamo vivere guardando in faccia gli altri e riconoscendoli come parte di noi stessi. Ecco che arriva poi una seconda domanda che dice, ma il Dharma, scusate che la cerco, il Dharma non contempla già il tutto, è questo? Il Dharma non mente, è già nell'area del non libero arbitrio, cioè unità. Certo, nel momento in cui riusciamo a capire che nel nostro inconscio alberga la divinità o che il nostro inconscio stesso è la divinità, noi non possiamo che comportarci secondo le regole del Dharma, perché dobbiamo considerare una cosa molto importante, che noi non siamo separati, che l'anima di cui spesso si parla e che dovrebbe albergare nella nostra interiorità non è individuale ma è universale. Dobbiamo dimenticare l'idea della separazione, esiste solo un'anima e quest'anima è universale. L'altro giorno parlavo con un giornalista, laureato in filosofia, in religioni antiche, qualcosa del genere, che segue un certo maestro, il quale dichiara che l'anima può evolvere, può affinarsi, ma è una sciocchezza in sé. Il maestro che viene seguito da questo giornalista è morto e quindi non è più in grado di chiarire. Se il Baba fosse morto 10 anni fa, non avrebbe chiarito il concetto dell'universalità dell'anima. Qualche tempo fa nei suoi discorsi si poteva rilevare che egli parlava di anima individuale,
negli ultimi discorsi o negli ultimi pensieri Sai Baba ha precisato che l'anima individuale non esiste, esiste soltanto l'anima universale. Esiste, non esiste un inconscio personale o individuale, ma esiste un inconscio universale. Noi siamo immersi in questo oceano, in questo sistema, che è uguale per tutti. Noi siamo soltanto dei fili che vengono tirati dalla coscienza universale, che è dentro di noi, come è dentro alla pietra, è dentro all'albero, è ovunque. Quindi nel momento in cui riconosciamo che la divinità è universale, che la divinità è dentro di noi, quello che possiamo fare è vivere semplicemente seguendo il Dharma, cioè facendo quello che è previsto per l'essenza della cosa o dell'evento che stiamo vivendo. Che cosa c'è nell'aldilà? Quello che dice Sai Baba non è sempre chiaro. Esiste il libero arbitrio? Allora, parliamo dell'aldilà. L'aldilà fa parte ancora della costruzione mentale. Noi dobbiamo considerare questo, che l'universo deriva da una struttura immaginata che è il corpo mentale. Noi viviamo grazie alla mente all'interno di un mondo concreto materiale, che è l'universo, ma viviamo grazie alla mente anche in un'altra dimensione, nell'aldilà. Se guardiamo le cose dal balcone della mente, allora possiamo dire esistono altre dimensioni. Quando moriamo non facciamo altro che continuare il nostro ciclo in altre dimensioni. Queste dimensioni vengono chiamate in sanscrito loka e si dividono in Chandra Loka, che è la prima dimensione costruita dalla mente, nella quale arriveremo se avremo ancora dei desideri insoddisfatti, delle passioni, delle inclinazioni. Oltre questo esiste il Brahma Loka, che è riservato a coloro che hanno raggiunto una certa comprensione, infine il Goloka, che è l'immersione poi nella divinità. Ma ripeto, sono soltanto illusioni, le dimensioni appartengono ancora al mondo illusorio. Lo scopo della vita è quello di capire fino in fondo chi siamo. Una volta capito questo, non avremo più la necessità di passare da una dimensione all'altra, ma entreremo nella divinità stessa. Finché però restiamo all'interno della mente, finché abbiamo desideri, finché pensiamo che quando moriremo andremo nell'aldilà, effettivamente morendo troveremo nell'aldilà la dimensione che abbiamo cercato e riusciremo a soddisfare i desideri che non siamo riusciti a soddisfare in questa vita. Però sarà comunque sia una dimensione transitoria, perché poi dovremo tornare indietro finché non avremo capito il tutto. Esiste il libero arbitrio? Secondo il misticismo il libero arbitrio non esiste. La nostra vita è già stata programmata, è già stata disegnata, addirittura secondo alcuni mistici l'abbiamo già vissuta. In definitiva noi non facciamo altro che ripetere quello che è già stato vissuto. Diceva Krishna, Krishna è, per chi non lo conoscesse, è un maestro spirituale, uno dei più grandi, e nell'epica del Mahabharata racconta che guidava un soldato, Arjuna, a combattere contro un popolo tiranno. Bene, tra le fila dei nemici c'erano anche i parenti di questo soldato, di questo Arjuna. E allora diceva Arjuna, ma come faccio io a uccidere i miei parenti? Non posso. E Krishna insegnava, tu sei un soldato, il tuo dovere è quello di difendere la patria, di difendere certi diritti, e se c'è la necessità di uccidere dovrai uccidere. Però ricordati che tu hai paura di uccidere i tuoi parenti, in realtà li ho già uccisi io. Questa dichiarazione contempla poi altre considerazioni, il fatto di essere un'unità, di essere una cosa unica con la divinità,
è il fatto che tutto ciò che noi stiamo vivendo o lo abbiamo già vissuto o comunque è già stato programmato. Quando ero ragazzo, avevo 11 anni, ero venuto in contatto con dei veggenti, vivevo in Africa e quindi mi capita facilmente di trovare dei veggenti. Bene, ho trovato una veggente la quale mi ha detto, allora avevo 11 anni, quello che avrei fatto nella vita, quindi che sarei diventato medico, che avrei imparato un certo numero di lingue, che sarei andato a lavorare in un certo posto, e si è verificato tutto. In seguito, interessandomi di parapsicologia, sono venuto in contatto con diversi veggenti e tutti questi dicevano, tu domani farai questo, fra 3 mesi farai quest'altro, e io mi domandavo, ma com'è possibile che questa gente conosca il mio destino? Allora ho immaginato che si fossero trovati ad un'altezza superiore e potessero vedere gli eventi che stavano accadendo in quel momento. È un po' come dire, guardare un incidente dal livello terreno, noi vediamo soltanto 2 macchine che si scontrano. Se osserviamo l'evento da un satellite, possiamo dire in anticipo che quelle 2 macchine arriveranno probabilmente a scontrarsi. Questa era la mia idea. Ora io capisco che hanno ragione ovviamente i mistici, ci mancherebbe altro, quando dicono che è già stato tutto programmato. In questa vita noi non facciamo altro che programmare la vita futura. Quindi in questo modo noi riusciamo a modificare il destino, ma solo quello che vivremo in un'altra esistenza. Quello che stiamo vivendo oggi è già stato disegnato, è già stato programmato e non può essere che ci dice che dobbiamo discriminare, che dobbiamo fare questo o quello, anche quello che ci dice è già stato programmato. Cioè è già stato stabilito che noi faremo quella determinata cosa e non abbiamo via d'uscita. È come una pallina che viaggia in un canale, può sbattere da una parte all'altra, ma deve procedere e arrivare fino alla fine. L'intuizione può avvenire in ogni momento? Sì, in qualsiasi momento l'intuizione può avvenire. Abbiamo citato l'esempio di questo Austin che ha vissuto la dilatazione di coscienza, abbiamo accennato a Jung che viaggiando in treno ha avuto questa visione mistica, abbiamo accennato al malato che era operato e in sala operatoria ha vissuto questa dilatazione di coscienza, ma la dilatazione di coscienza, cioè l'estasi mistica, può essere vissuta in qualunque momento. Ci sono dei momenti in cui è più facile viverla, me ne ho accennato, chiamandole fessure, cioè nel momento in cui la mente si quieta è più facile vivere l'esperienza mistica. Ma questo può accadere guardando un quadro, guardando il sole che tramonta, in un momento di concentrazione, se noi camminiamo e pensiamo a dove mettiamo i passi, in quel momento il nostro pensiero è uno solo. La mente quindi è libera e possiamo aprire dei canali di comunicazione con il nostro inconscio. In quel momento è possibile realizzare la divinità, cioè intuire la nostra essenza. La domanda è questa, un assassino è la vittima di una coscienza universale? Secondo i mistici esiste una sola realtà che è quella dell'assoluto, di Dio. Dio è il ladro ed è il poliziotto, è il bene e il male, è la luce e il buio, è tutto. Quindi assume forme diverse unicamente per portare avanti il suo gioco ed è un gioco che ha determinate regole. Un assassino è la vittima della coscienza universale? No, non è la vittima, è l'assoluto che gioca quel ruolo. Quindi oggi gioca il ruolo del santo, domani quello del criminale. Quando noi valutiamo un'azione, è la nostra mente che stabilisce che quello è bene e quello è male, in realtà sono due polarità opposte che nella realtà esistono soltanto se si sovrappongono.
tanto che noi possiamo dire che l'universo è fatto da polarità opposte. Esistono sempre delle opposizioni, la forza positiva e la forza negativa, alto e basso, finito e infinito, male e bene e così via. Dio è tutto questo, e nel momento in cui noi prendiamo in considerazione con un briciolo di buonsenso la situazione, dobbiamo capire che se c'è il bene c'è anche il male. È chiaro che in quel momento noi connotiamo la parte che ci fa più comodo, la parte che ci è favorevole, e quella parte favorevole la chiamiamo bene, però esiste per qualcun altro la parte che noi riteniamo sfavorevole, che a lui invece è favorevole. Mi spiego. Io rubo 50 milioni e dico: guarda che fortuna che ho avuto, mi sono beccato 50 milioni. L'altro dice: guarda che disgraziato, ha rubato 50 milioni. Cioè, dal punto di vista del ladro ha fatto bene ed è stato favorevole alla situazione, dal punto di vista della legge o del poliziotto è stato compiuto del male. Quindi la connotazione dipende, è solo personale, dipende da come viviamo il momento. In realtà bene e male sono la stessa cosa, cioè Dio è una medaglia a due facce. Noi possiamo guardarla da una parte o dall'altra, ma per vedere la realtà dobbiamo prendere in considerazione le due realtà. Tanto propongo questo. Pensate, sarebbe giusto proporre lo studio della storia della spiritualità nelle scuole? Sì, la prima cosa da fare sarebbe quello di proporre i valori umani, insegnare quello che è giusto e quello che non è giusto fare per la, non solo per l'individuo, ma per la società intera. Bisognerebbe sostituire l'insegnamento della religione con un insegnamento metafisico che prendesse in considerazione la storia delle religioni per capire se queste avevano una base metafisica e come mai l'hanno perduta. Come riguarda l'aspetto emotivo, cioè l'emotività, se è una cosa utile per l'essere umano o se è un dato. L'emotività non è né l'uno né l'altro, l'emotività è un campanello d'allarme. Cosa vuol dire? Tutto quanto che sta, le emozioni servono semplicemente a indicare se una cosa è per noi utile o non è utile. È chiaro che se io vado in strada, vedo un leone che mi corre dietro, di avere paura credo che sia una cosa giusta, cioè credo che sia una cosa funzionale, cioè mi consente di vivere. Se però non esco mai più di casa, solo perché potrebbe essere che in Africa ci sono i leoni liberi, allora l'emotività diventa un ostacolo. Quindi io credo che il nostro atteggiamento di considerare le emozioni, gli stati d'animo, gli aspetti mentali come positivi o negativi sia molto legato a dei pregiudizi e dei stereotipi che noi abbiamo. L'emozione non ha una caratteristica, anche la rabbia non ha una caratteristica. La rabbia, come potete pensare, ha una funzione fondamentale. Quando siamo arrabbiati aumenta la forza, aumenta la capacità di resistenza, aumenta la capacità di reazione. Se noi non avessimo la rabbia, il testosterone che la produce, saremmo in balia degli eventi, quindi qualsiasi minaccia ci spazzerebbe lì. Quindi una domanda, se l'emotività è buona o positiva, l'emotività è. Poi dopo sta come noi ci relazioniamo con questo tipo di emotività. Così come la domanda sull'illusione della mente. Io mi sono sempre chiesto se davvero quello che noi vediamo è tutto illusorio, perché mi sembra così concreto, mi sembra così solido, no? Quindi non è proprio che sia illusione. Poi abbiamo trovato una ricerca che dice che il nostro cervello ricerca un po' quello che si dice prima di uno. Il nostro cervello riceve all'incirca quasi 100.000 stimoli al minuto. Dall'esterno 100.000 stimoli. Questo vorrebbe dire che alle 7 di mattina, se ci alziamo alle 6:30, saremo già cotti, perché hai già elaborato migliaia di stimoli. E che saremmo lenti a fare tutto, perché ogni azione, anche la più piccola, dovrebbe prendere in considerazione 100.000 elementi. Allora cosa fa il cervello? Crea, per sopravvivere, una sorta di filtro che fa sì che di questi stimoli solo una piccola parte arrivino veramente a noi, cioè che noi li possiamo percepire, gli altri esistono, ma per noi non ci sono. Ne passano 1.000, cioè vuol dire il 99% di quello che c'è attorno noi non lo cogliamo, non abbiamo gli strumenti per farlo.
Qual è la scelta di questi mille? È scelta, no? Che questo mi fa capire quanto in realtà sia un'illusione, che è una scelta che noi facciamo di tante cose. Il primo è l'utilità, quello che noi riteniamo utile non è utile. Se questa cosa è utile il mio cervello la capisce, se no il cervello la nega, c'è ma la nega. Facciamo un esempio pratico, se voi pensate adesso ai vostri piedi, pensate ai vostri piedi, appena vi concentrate sui vostri piedi sentite la suola della scarpa, sentite il contatto della pelle, questo segnale qua ce l'avevate anche 30 secondi fa, poi avete scelto di non considerarlo, perché non è utile. Il secondo parametro è vero o non è vero, cioè questa cosa è vera, questo che percepisco è vero, se è vero lo recepisco, se no no. Questo cosa vuol dire? Che noi possiamo dire finché vogliamo che quello che attorno è la realtà, ma è una realtà soltanto quella che noi abbiamo scelto e quella che noi consideriamo vera, cioè quella che per noi va bene e quella che per noi è utile, tutto il resto non lo sappiamo. Ecco perché si può parlare di illusione anche dal punto di vista scientifico, perché al di là dello spirito e della materia il nostro cervello non è in grado di capire la totalità, fa una proiezione. Il 99% di nuove di spazi vuoti. Consideriamo anche che quando parliamo di illusione ci riferiamo a delle cose che non sono permanenti, cioè cose che hanno una nascita e una morte, cose che si modificano nel tempo, questa è l'illusione. Quando parliamo invece di consistenza e inconsistenza, allora aggiungiamo qualcosa di più e di diverso. Qualcuno vuole sapere se il personaggio Juan Carro è reale. I soggetti raccontati in questo romanzo sono reali, ovviamente sono stati modificati o adattati al contesto, però sì, è un romanzo, sono romanzi, però sono tutti avvenimenti accaduti, vero, esatto. E ci sono tanti momenti diversi in cui ci si può illuminare o vivere l'esperienza mistica. Io ho conosciuto in Africa uno sciamano, uno stregone, che andava in estasi facendosi pungere dagli scorpioni. Gli scorpioni non uccidono, però naturalmente provocano delle intossicazioni e questo stregone le utilizzava per raggiungere l'estasi mistica, che però durava quel tanto che era necessario per raggiungere lo scopo. Mi riferisco a questa domanda che dice: come supereremo nel futuro la necessità e la dipendenza dal denaro? La schiavitù odierna è la conseguenza del male che si è appropriato del denaro. Saremo liberi da loro? Finché mondo sarà mondo, il denaro sarà indispensabile. Perché il mondo si alimenta dalle passioni, sono le passioni che alimentano il mondo. Se nessun essere vivente avesse una passione, il mondo sparirebbe di colpo. Le passioni creano karma. Il karma è il processo più economico che il Padre Eterno potesse inventare per alimentare l'universo, perché una cosa tira l'altra e si autoalimenta. Voi pensate che ogni pensiero, ogni azione produce karma, cioè ci porta via quell'energia necessaria per mantenere l'illusione, per mantenere la scena dell'universo. Quindi finché avremo delle passioni ci sarà ovviamente anche quella del denaro. Le passioni che mantengono, che alimentano il mondo, quali sono? Il sesso, i soldi, Dio. Queste sono le passioni che inducono l'uomo a combattere e a lottare, e questi ci saranno sempre, altrimenti crollerebbe il gioco del Padre Eterno e l'universo crollerebbe. C'è una domanda: se il destino è predeterminato, che cosa si riferisce Sai Baba quando ci esorta alla discriminazione? Sai Baba fa il suo gioco e siccome tutto è predeterminato, è previsto anche che lui insegni in un certo modo, e allora, visto che tutto è predeterminato, noi che cosa ci facciamo qui? Noi dobbiamo semplicemente vivere perché avvenga quello che è stato già programmato.
quando diciamo di rispettare il Dharma, è secondo me impegnarsi per far sì che questo avvenga, ma credo che sia molto difficile cercare di rispettarlo ad ogni secondo della vita. Come si possono prendere sempre le decisioni giuste? Soprattutto nella società di questi tempi non pensa che questo sia molto difficile. È molto difficile seguire il Dharma, non c'è dubbio. I mistici dicono, quando non riuscite a seguire il Dharma, allora pensate semplicemente a ciò che siete, pensate alla divinità che è in voi. Sant'Agostino diceva semplicemente a qualcuno che poneva la stessa domanda, ama e poi fai quello che ti pare e piace. Domanda, come si fa a pensare di essere nel giusto? È quasi impossibile. È stata la prima domanda che io ho fatto a Sri Baba e lui mi ha detto, tu prima di agire o di rispondere, aspetta 10 minuti e vedrai che la coscienza affiora e ti dirà quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare. Il problema è questo, che se noi ci lasciamo coinvolgere dall'emotività, la nostra risposta non potrà essere giusta, sarà interessata, quindi avrà semplicemente il segno positivo o negativo in rapporto alle nostre esigenze. Dovremo imparare e allenarci a pensare che le persone che ci pongono una domanda, ci pongono un problema, hanno la nostra stessa essenza e la nostra stessa dignità. Tu sei Dio e non sai di esserlo. Ah, lo so. Che cosa dice Sai Baba a proposito della crisi economica in atto? Sai Baba aveva fatto delle previsioni sugli Stati Uniti, prevedendo una guerra civile tra qualche anno, aveva detto che l'Italia avrebbe raggiunto un livello molto basso, aveva segnato allora la caviglia per dire che scenderemo proprio nel fango, altri termini, e però poi ci saremmo ripresi. Ha detto anche che l'intero pianeta si sarebbe ripreso e si sarebbe orientato verso un'unica religione dell'amore, non solo, ma ha fatto un'altra previsione, cioè l'unificazione degli stati. Al momento attuale sembra una cosa impossibile, dovremo solo aspettare per vedere. Chi vivrà, vedrà. Perché diciamo che Dio gioca? Il gioco è un giudizio del duale, noi diremo. Dio gioca effettivamente, perché se il mondo è illusorio o è concettuale o è fatto solo di idee, è chiaro che produce semplicemente una sceneggiata in definitiva. Questo è quello che ci dicono i mistici, perché noi continuiamo a sentirci divisi, a valutare il bene e il male, mentre per il mistico si tratta di una sola unità, un'unica cosa, dove il burattinaio, è un termine brutto ma è così, il burattinaio è Dio e tira dei fili e noi siamo soltanto le marionette che aderiscono a questo gioco. Il gioco, come tutti i giochi, ha delle regole, anche se sembrano insensate vanno seguite. È come entrare in un campo di calcio e tirare e inseguire una palla. Se un marziano ci guardasse direbbe, ma questi sono matti, inseguono una palla, lavorano un'ora o due per buttare la palla dentro una rete, qualche volta si accapigliano, questi sono proprio matti. Ma è un gioco e ogni gioco ha le sue regole. Quindi anche il gioco di Dio ha delle regole, noi diciamo che è un gioco perché non possiamo entrare nell'intelligenza di Dio e dobbiamo semplicemente accettare quello che ci dicono i sacri. Se non esiste il libero arbitrio e tutto è già stato predeterminato, come posso avere fiducia che una determinata situazione negativa rimarrà stabile o cambierà? Bella domanda, dovete trovare per la risposta. Io credo che il fatto del libero arbitrio anche qui sia stato un po' una nostra interpretazione per calmarci, quindi avere l'idea di avere controllo sulle cose fa stare bene, fa
stare bene. Quindi noi abbiamo l'idea di poter controllare quello che questa volta riduce l'ansia. In realtà, se noi potessimo parlare di libero arbitrio, io credo che il libero arbitrio che sia nella nostra possibilità sta nell'elaborazione dell'esperienza, ossia nell'atteggiamento. Cosa vuol dire? Che prima dipendevamo, no? Quando vi ho raccontato prima, che c'è fra l'emozione e l'azione un momento in cui la coscienza può entrare e fare scelte più complicate. Questo credo che sia forse lo spazio che noi abbiamo per il libero arbitrio. Cioè, io posso, in una determinata situazione, elaborarla o viverla, risponderla, essere reattivo nel modo in cui, in un certo senso, influenzo io. Cambio le cose fuori, non lo so, sicuramente cambia notevolmente il tipo di reazione, il tipo di stimolo che ho. Quindi non so se sia possibile, senza il libero arbitrio, avere più o meno speranza rispetto a che le cose cambiano o che migliorano. Sicuramente posso avere una maggiore speranza rispetto al tipo di reazione che io posso avere di fronte alla stessa cosa. Cioè, se io penso ad esempio a come a un'evoluzione mentale rispetto a quello che dicevamo prima delle sperimentazioni, la prima cosa che si nota è che le persone di fronte allo stesso stress, allo stesso dolore, rispondono in maniera diversa. Allora, se noi vogliamo fare un discorso pratico, gli stimoli negativi sono gli stessi a quelli di prima, non è cambiato nulla. Ma siamo proprio sicuri che una persona che di fronte a uno stimolo negativo reagisce senza lasciarsi troppo stressare sia veramente la stessa cosa? Io credo che il segreto sia questo, cioè non che cambi il mondo attorno a noi, ma che cambi il nostro modo di percepire quello che succede, quello che ci capita attorno. Per arrivare a un atteggiamento sereno e positivo bisogna farlo quando non si hanno problemi, quando si è in salute, quando non abbiamo dei guai, perché nel momento in cui abbiamo dei guai, una malattia o qualche disgrazia, non riusciamo certamente a soffermarci o a valutare come comportarci. Quindi finché stiamo bene cerchiamo di arrivare a capire quali sono i principi utili per vivere serenamente. Lasciamo ai ricercatori spirituali il compito di arrivare alla divinità, alla gente che non ha intenzione di illuminarsi in vita, diciamo semplicemente proviamo a cercare dei principi che ci consentano di arrivare alla fine della vita senza soffrire molto.